Bene, spero che mi sentiate fino in fondo. Vi ringrazio moltissimo di essere qui e ringrazio il Festival della Mente e questa città per avermi invitato. Il titolo che gli organizzatori hanno proposto per questo mio intervento è Bene Comune, Paesaggio, Bene Comune, Bellezza e Potere. Quando me l'hanno detto mi sono rassegnato a questo titolo pensando poi quando scriverò questa cosa ci penso. Poi nel frattempo scrivevo un piccolo libro che ho consegnato al mio editore Einaudi qualche giorno fa e il suo titolo dovrebbe essere Paesaggio, Costituzione, Cemento. E riflettendo mi sono accorto che i due titoli si somigliano molto. Di questo libro poi fra l'altro qua e là utilizzerò delle cose e vi leggerò qualche frase. Queste due triadi, paesaggio come bene comune, bellezza e potere, bene comune, bellezza, potere, paesaggio, costituzione e cemento, hanno molto a che fare l'una con l'altra. Perché? Perché il paesaggio dovrebbe essere un bene comune, protetto dalla Costituzione, è un bene comune, è protetto dalla Costituzione, però il potere a volte si esercita col cemento e lo invade e lo distrugge. Allora il problema è, uno dei temi che vi vorrei porre è, il potere è solo quello o esiste un altro potere superiore a quello, quello dei cittadini che difendano questo paesaggio? Questo discorso è vero in tutta Italia, è vero specialmente in Liguria, la regione, come dirò fra poco, più martoriata d'Italia, la più invasa dal cemento, di gran lunga. Non voglio parlare della situazione particolare di Sarzana, ho visto la lettera del soprintendente Piero Donati su un giornale, il sindaco Caleo mi ha invitato a visitare i luoghi di questi progetti controversi, Carlo Ruocco ha scritto sul sito Ediburg un pezzo molto critico sulla mia presenza oggi qui. Li ringrazio tutti, ma non posso parlare di una situazione che non conosco. Spero di conoscerla prima o poi. Mi attengo invece al titolo che mi è stato dato. Paesaggio come bene comune, della sua bellezza, di come esso può essere devastato o salvato dal potere, e da quale potere, e infine quello che credo sia dovere di noi. Paesaggio come bene comune. Cosa vuol dire? Vuol dire che il paesaggio è il luogo dove noi viviamo. Il paesaggio è il luogo che respiriamo, il paesaggio è l'aria, il paesaggio è l'ambiente, il paesaggio è quello che ci circonda, il paesaggio è quello a cui abbiamo aperto gli occhi e in cui li chiuderemo, il paesaggio è quello che abbiamo ereditato dai padri e daremo ai figli. Il paesaggio è un bene comune. Il paesaggio è un bene comune in Italia, nella tradizione italiana, da sempre. Vorrei citare, soltanto per fare qualche esempio, gli statuti comunali, non ho guardato quello di Sarzana, che certamente ci sarà, gli statuti dei comuni italiani nel Medioevo si preoccupano molto di questo tipo di cose. Cito quello che mi piace di più, dei testi che conosco, che certamente non sono tutti, che è lo statuto, il Costituto si chiamava, del comune di Siena del 1309. Dice così, ve lo riassumo, è scritto in volgare, è molto importante, è scritto in volgare italiano perché fosse compreso da tutti i cittadini, 1309, non in latino come scrivevano allora di solito. Dice che fra gli studi e sollecitudini che procurare si devono da coloro che hanno a intendere al governamento della città è quello massimamente che si intenda alla bellezza della città. Bellezza, primo dovere del pubblico amministratore. E perché? Rispondono. La città deve essere onorevolmente dotata e guarnita per due ragioni. Diletto e allegrezza ai forestieri, onore, prosperità e accrescimento della città. Due ragioni convergenti. Questo è il principio a cui si ispirarono i comuni, le città italiane dal Medioevo in poi. Abbiamo fatto con alcuni miei allievi della scuola normale una ricerca, tra l'altro in buona parte pagata da varie fondazioni bancarie, tra cui la fondazione bancaria della Cassa di Risparmio di Forlì, abbiamo fatto una ricerca per vedere quali sono i temi ricorrenti. E ve ne dico alcune, le parole chiave. La bellezza è spessissimo ricordata. Per esempio Pistoia, per esempio Padova, in statuti medievali. Alla bellezza si associano il decoro, Pisa, 1381, la dignità, a Parma nel 400, l'onore pubblico a Roma nel XII secolo e così via. Gli ornamenti della città, il decoro, la prosperità, la virtù civica che si associa con la bellezza. La bellezza di un edificio che orna la città dà gloria ai suoi cittadini.
Così dice l'iscrizione dell'acquedotto di Sulmona nel 1296. Appositi uffici esistevano in Italia dal Medioevo, si chiamavano normalmente ufficiali dell'ornato, lo stesso nome a Verona e a Siena, per dire quanto l'Italia era unita, anche allora culturalmente, certo politicamente no. Un documento senese, ancora una volta, del 300, dice così: quelli uomini sono degni d'onorevoli lodi e commendazioni, li quali con operazione si inframmettono ai belli e onorevoli acconci della città. Mentre invece chi fa il contrario, si può dire che sia degno del contrario chi di ciò è guastatore, cioè lode a chi orna la città, biasimo a chi la distrugge. Quel che importa sopra ogni altra cosa era in tutti questi documenti e in moltissimi altri ancora il bene comune. Il bene comune molto spesso viene definito con la formula latina publica utilitas. Questo si vede dal XII secolo in poi in tutta Italia. È una formula prelevata dal diritto romano. L'orgoglio civico per la bellezza della propria città si chiama utilità pubblica. Il bene comune è superiore all'interesse del singolo. Questo è quello. L'Italia che noi abbiamo, le piccole città come Sarzana, le piccole belle città come Sarzana e le grandi città come Roma o Siena o Venezia, sono città che sono nate in questo modo, che si sono sviluppate in questo modo, sempre con una grande emulazione, perché gli italiani hanno sempre amato molto litigare fra di loro e emularsi fra di loro. C'è un documento che dice: a Siena voi avete la piazza del campo che è la più bella che si trovi, che né in Vineggia né in Firenze alcuna altra terra ave. Cioè in tutti questi testi si continua a dire: dobbiamo essere più bravi di quelle delle altre città, fare meglio di quelli delle altre città. Ora, questi testi si riferiscono, i testi che vi ho letto si riferiscono in prevalenza alla città, ci sono anche quelli che si riferiscono alla campagna, ma un punto essenziale di tutta la tradizione italiana è proprio il nesso, il cuore della bellezza d'Italia, è il nesso fra città e campagna. E anche su questo potrei citare molti testi, però faccio un grande salto e arrivo al 600 e cito testi completamente diversi, cioè i testi degli stranieri che venivano in Italia, quello che si chiama il Grand Tour, che era un rituale obbligato dell'aristocrazia prima e dell'alta borghesia, rituale obbligato che parte dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Francia. Nessun rampollo di un'importante famiglia poteva fare a meno di venire a fare un viaggio in Italia. E lo registra un italiano che era emigrato in Svizzera perché è calvinista, Gregorio Leti, che dice: ma di dove viene comunemente che si dice che l'Italia affina i cervelli? Perché in tutta Europa dicono questo? E poi lui risponde: perché l'Italia è bella sostanzialmente. Cito qualche caso e vorrei citare due casi di qualcuno che in Italia non venne. Rembrandt, quando il grandissimo pittore Rembrandt, quando un suo mecenate gli voleva offrire, vedendo questo giovane molto bravo, gli voleva pagare un viaggio in Italia, lui dice: preferisco di no. I quadri italiani che ho visto in Olanda mi bastano. Se andassi in Italia potrebbe essere così grossa questa esperienza che preferisco non farla, perché resto isolato, perché altrimenti non sarei più io. 1641 è la data. 1776, Samuel Johnson scrive in una lettera: chi non è stato in Italia è sempre consapevole della propria inferiorità, non ha visto quello che tutti devono vedere. Questa è l'Italia a cui guardavano dagli altri paesi d'Europa nel 600, nel 700, nell'800. L'Italia come unità. Perciò Goethe, quando è al Brennero, si sente già in Italia, c'è la famosa frase: l'Italia, la terra dove fioriscono i limoni. Quello che unifica di più l'Italia in questi discorsi dei viaggiatori, ma anche nei paesaggi dei pittori, è precisamente la spola fra natura e cultura, fra città e campagna. Ora, quello che unifica le due cose, la città e la campagna, la natura e la cultura, è quello che chiamiamo con parola italiana la veduta, quello che si vede.
i campi coltivati, gli uliveti che si vedono dalla finestra della casa di città, dalla porta delle mura urbiche, dall'alto di una torre civica o di un campanile, ma anche il contrario, la forma della città vista da lontano, Siena che spunta dietro un campo di grano, dietro un pascolo, Genova o Napoli che si vedono dal mare. Città dense di uomini e di edifici, ma anche di valori, che a chi le guarda da lontano dettano subito le regole del gioco. Le mura serrate, arroccate dietro gli orti, le torri del comune del principe, quelle del vescovo, il colore di ogni città che cambia dall'una all'altra, giardini pensili e così via. Città magnete che attraggono lo sguardo, creano aspettative, promettono cattedrali coperte di affreschi, palazzi ricchi di vita, conventi, università, scuole, artigiani. Questa era l'Italia di quel tempo. Per converso, se uno si affaccia dalla città e si guarda indietro, le promesse altrettanto sicure della campagna, greggi, macchie scure dei boschi, contadini, ville, fattorie, viti, ulivi. Cultura e natura non si opponevano, si integravano e si specchiavano l'una nell'altra. Anzi, ve lo dirò con una bellissima frase di Hannah Arendt: in origine, lei scrive, cultura significava agricoltura, attività che gli antichi romani tenevano in gran rispetto, e si riferisce innanzitutto al rapporto dell'uomo con la natura, nel senso di coltivarla e di prenderne cura. Di qui, scrive Hannah Arendt, il rapporto quanto mai stretto fra cultura e natura, la creazione del famoso paesaggio italiano. E cito ancora Goethe nel viaggio in Italia, quando colse la doppia identità del paesaggio italiano come sintesi di natura e cultura. E a Spoleto guarda l'acquedotto e dice: le 10 arcate che scavalcano la valle sono tranquille nei loro mattoni secolari e continuano a portare acqua corrente da un capo all'altro. Come dappertutto in Italia, una seconda natura, intesa alla pubblica utilità, è l'architettura. L'architettura come seconda natura, intesa alla pubblica utilità. E questo paesaggio che ispira il nesso città e campagna non è mai morto nel suo rapporto con l'architettura contemporanea. Forse è morto adesso, non lo so, ma certamente non è morto fino ai primi del Novecento. Vorrei citare una bellissima lettera di Le Corbusier da Pisa nel 1911, giovane Le Corbusier, grandissimo architetto, il quale constatava molto duramente la crisi del paesaggio italiano. Già allora, tutto in Italia è crollato. L'Italia è ormai un cimitero in cui i dogmi che furono la mia religione imputridiscono per terra. Eppure, aggiunge in questa lettera privata pubblicata una ventina d'anni fa, dice: in quei 4 anni che sono stato in Italia ho fatto un progresso enorme. L'Italia mi ha reso blasfemo, mi ha dato la possibilità di reagire a quella cultura. E ci sono dei bellissimi suoi disegni della Piazza dei Miracoli di Pisa con le montagne dietro, che lui poi usa espressamente, lo dice in altre lettere più tardi, come modello per modellare il Palazzo dei Soviet a Mosca e il Palazzo delle Nazioni Unite a New York. Dunque, Mosca e New York che nascono da questa interazione natura-cultura. Ho parlato di bellezza fin qui. Parliamo un po' di bruttezza. Secondo l'Istat, Istituto Nazionale di Statistica, tra il 1990 e il 2005 la superficie agricola utilizzata in Italia si è ridotta di 3.663.000 ettari. Cioè, è come se avessimo sottratto all'agricoltura un'area più vasta di Lazio e Abruzzo messi insieme. Il 17% del nostro suolo agricolo lo abbiamo degradato. Il record assoluto, mi dispiace dirlo, non spetta alla Calabria da cui vengo io, che è solo seconda in classifica. La prima in classifica svetta la Liguria. La contrazione della superficie agricola in Liguria è il 45,55%, seguita dalla Calabria col 26%. Il colore politico delle amministrazioni non conta nulla. L'Emilia-Romagna, rossa, si fa per dire, e la Sicilia, azzurra, si fa per dire, registrano la stessa identica percentuale, 22%. La Toscana, governata dal centro-sinistra, è il 17%, più del Veneto.
del 12, che è il 12,3%. Ora, quanta parte di questi suoli agricoli è stata abbandonata e quanta parte è stata invece cementificata? Perché a volte si fa questa confusione. Massimo Quaini, grande geografo, professore qui a Genova, ha fatto notare nel rapporto della Società Geografica Italiana che è sbagliato dire che la contrazione della superficie agricola corrisponde alla cementificazione. Delle volte corrisponde all'abbandono. E allora vediamo quali sono le cifre. Difficilissimo saperlo, difficilissimo saperlo. In questo libro che ho appena finito ho dato qualche indicazione. Vi do qualche indicazione scelta un po' a caso. Nell'Atlante dei tipi geografici dell'Istituto Geografico Militare del 2004 si parla di un calo di 5 milioni di ettari di superficie agricola, di cui 2 milioni di ettari cementificati. Questa è una cifra. Secondo il dossier WWF, pubblicato quest'estate, la superficie urbanizzata del nostro paese è aumentata del 500% dal 1956 al 2001. Il consumo di suolo viaggia ormai al ritmo di 244.000 ettari l'anno. Ogni giorno, secondo il rapporto WWF, vengono cementificati in Italia 161 ettari di terreno. Prendiamo degli altri dati. L'Agenzia del Territorio. Un ufficio pubblico dice che nel 2007, gli ultimi dati che ho visto, si sono registrate in Italia 732.157 nuove unità immobiliari. Sono cifre stupefacenti, perché la nostra popolazione non cresce, la nostra popolazione è ferma. La nostra popolazione è ferma. E quella modesta crescita che ci ha consentito di superare, ammesso che sia un qualcosa di cui vantarsi, 60 milioni di abitanti, è dovuta integralmente agli immigrati, perché solo gli immigrati fanno salire la popolazione. Però noi siamo sempre di meno e cementifichiamo sempre di più. E questa è una domanda molto... è un problema, pone dei problemi molto grossi che qui oggi non posso affrontare. Secondo il Centro di Ricerche Economiche e Sociali di Mercato per Edilizia del Territorio, un centro di ricerca molto funzionale, nel 2008 si sono ultimati 126 milioni di metri cubi di edilizia abitativa. Vedete che, anche se vi sparo qualche cifra così, queste cifre non stanno l'una con l'altra, sono tutte un po' diverse. È difficilissimo sapere cosa succede. Gli ultimissimi dati Istat dicono che dal 95 al 2006 si è raggiunto un consumo di suolo di altri 750.000 ettari, poco meno della superficie dell'Umbria. Abbiamo già consumato 3 regioni italiane su 20. Allora, io non voglio incrociare tutti questi dati, non riesco a capire qual è la verità. Però prendiamo un rapporto ufficiale presentato a Montecitorio da Luigi Biggeri, presidente dell'Istat. Secondo l'Istat, vi leggo qualche frase, l'espansione dell'urbanizzazione ha conosciuto negli ultimi decenni un'accelerazione senza precedenti, prodotta in assenza di qualsiasi pianificazione urbanistica sovracomunale in tutte le più importanti aree del Paese. Questa è una frase tratta da un rapporto ufficiale. Nel periodo 1995-2006, i comuni italiani hanno rilasciato in media permessi di costruire per 3,1 miliardi di metri cubi, pari a oltre 261 milioni di metri cubi l'anno, di cui l'80% per nuovi fabbricati, il resto per ampliare quelli esistenti. L'edilizia residenziale, con una media di 106 milioni di metri cubi l'anno, rappresenta il 40% di questo flusso. E tutti questi dati non vedono le costruzioni abusive, perché questi sono dati dei permessi di costruzione. Se aggiungete le costruzioni abusive, che sono una volta erano più frequenti nel sud, oggi non sarei più neanche tanto sicuro che questo sia vero, negli 11 anni, dal 91 al 2001, in ogni caso, questo incremento delle costruzioni ha raggiunto un incremento delle superfici urbanizzate superiore di 37 volte all'incremento della popolazione. Cioè, cresciamo in cemento 37 volte di più di quanto cresciamo come cittadini. Approssimando, scrive sempre il rapporto Istat, situazioni di saturazione territoriale.
il legame fra crescita demografica ed economica da una parte e crescita urbana dall'altra non è più lineare. L'urbanizzazione è autonoma rispetto agli andamenti demografici ed economici e suggerisce un'evoluzione in senso consumistico del rapporto fra popolazione e territorio. Questo è sempre il rapporto Istat. E infine una frase del rapporto Istat sulla Liguria. Secondo l'Istat, in Liguria l'insediamento nelle zone ad alto tasso di urbanizzazione si addensa sempre di più, con un'urbanizzazione selvaggia, parole del rapporto Istat, superata solo da Veneto e Lombardia. È quello che si chiama in inglese urban sprawl, cioè città sparpagliata, città marmellata, diciamo, sviluppo urbano, definisco, torno al rapporto Istat, e ho preferito citare frasi di un rapporto ufficiale piuttosto che andare a raccontarvela io, perché potreste dire questo è un vecchio signore un po' pessimista, ma leggiamo questo rapporto ufficiale, sviluppo urbano incrementale non pianificato, caratterizzato da utilizzo a bassa densità, dei terreni ai bordi delle città che tende a saturare ogni spazio disponibile per superfici molto estese, mentre perdura l'assenza di forme efficaci del governo del territorio. Questo è un discorso che si riferisce, quest'ultimo discorso, non alla sola Liguria, ma a tutte le regioni del nord, nel rapporto Istat. Naturalmente, fermiamoci a riflettere un momento. Quali sono le conseguenze su noi di questa cieca invasione del territorio? Sono effetti deleteri e permanenti. Il suolo è al centro degli equilibri ambientali, è essenziale alla qualità della vegetazione, della biomassa vegetale, è essenziale alla qualità della catena alimentare. Una volta che noi abbiamo coperto di cemento un pezzo di suolo, è coperto di cemento per sempre. Prima che quel cemento se ne vada via potrebbero passare 3.000 anni. E in quei 3.000 anni noi staremo peggio. Quando, come è successo in un recente documento che ho visto, si dice per le torri eoliche poi tanto si levano, e ho visto in un documento che si levavano le torri eoliche, non i cubi di cemento di 30 metri di lato che le sostengono. Ma che vuol dire questo? Se lasciamo i cubi di cemento di 30 metri di lato, per quello che riguarda la distruzione del suolo è esattamente la stessa cosa. È quello che si chiama in inglese soil sealing, cioè sigillare il suolo. Sigillare il suolo vuol dire non farlo respirare. Non respira il suolo? Non respiriamo noi. Perché noi della terra abbiamo bisogno. La morfologia del territorio italiano lo rende inoltre molto esposto a terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e altre calamità. Il 7% del territorio italiano è franoso. Cosa stiamo facendo per arrestare, per migliorare la tenuta del nostro suolo? Nulla. La tendenza a spostare gli insediamenti nelle aree costiere genera la desertificazione di colline e montagne. Si abbandonano risorse agricole e idriche dell'entroterra. Secondo il rapporto dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, distribuito nella riunione del G8, nell'ultima riunione del G8, un uso del territorio, cito, non rispettoso delle sue vocazioni naturali, ha generato negli ultimi anni in Italia danni per 5 miliardi di euro l'anno. Adesso vanno aggiunti i guasti prodotti dagli incendi boschivi, che anche essi sono legati alla fragilizzazione del suolo. Gli incendi distruggono in media ogni anno 45.000 ettari di aree boschive. Sono dati della Forestale. Il 90% di questi incendi non sono casuali, sono incendi dolosi. Particolarmente vulnerabili sono i litorali. Secondo l'ISPRA, il 24% dei nostri litorali sono in continua erosione, il 24%. Anche qui la Liguria viene al primo posto. Devastati dalla distruzione delle dune costiere, devastati dal moltiplicarsi dei porti turistici con la concomitante invasione del cemento sulle spiagge. Secondo il rapporto ISPRA, il 65% del territorio, compreso nella fascia di 10 km dal mare, è modellato con interventi sull'ambiente gravemente invasivi e irreversibili. Questo è il rapporto ISPRA. Si provoca il collasso delle difese contro l'azione del mare, si accelera l'estinzione delle specie marine acclimatate, si scacciano gli aironi dalle foci dei fiumi. In Liguria ci sono già una cinquantina di porti, se ne stanno facendo altri 50, più o meno
un posto barca per ogni 20 o 30 liguri. Beati voi che siete così ricchi. E siccome la mia Calabria non può restare indietro, vi dirò che uno studio reso pubblico dalla Regione Calabria, meno di un anno fa, ha registrato 5.200 abusi edilizi lungo le coste. Uno ogni 135 metri. Ogni 135 metri in Calabria c'è un abuso edilizio. Questo è quello che sta accadendo. Potrei continuare per un'ora e non lo farò. Insomma, cosa sta succedendo? Noi stiamo divorando il nostro paesaggio, stiamo derubando le generazioni future di qualcosa a cui hanno diritto, perché noi l'abbiamo avuto dalle generazioni passate. Allora, quello che vorrei dire è questo. Il titolo di questo mio intervento è bellezza, eccetera. Ma io non parlo di paesaggio come un oggetto di protezione per le anime belle, di protezione estetica. Non è questo il punto. Non ci sono da un lato le anime belle che proteggono il paesaggio perché dicono ah quanto è carino quell'olivo, quel prato, quella mucca. E dall'altra parte ci sono le persone pratiche che costruiscono condomini da tutte le parti. Non è così. Tutti, anche quelli che fanno i condomini, vengono danneggiati dal cemento. Ci riguarda tutti, ci riguarda tutti. Abbiamo due modelli di sviluppo. Vorrei descriverli per fare un po' una piccola deviazione. Facciamo finta di non essere uomini ma insetti. Facciamo finta di essere animali. Gli etologi, quelli che si occupano del comportamento animale, hanno elaborato due modelli, qualcuno di voi lo saprà, due modelli di sviluppo, la strategia R e la strategia K. Strategia R, che vorrebbe dire growth rate, il tasso di crescita, è di alcune specie che hanno natura opportunistica, hanno altissima natalità, occupano l'ambiente fino in fondo senza elaborare strategie di adattamento. Quando esaurito vanno da un'altra parte, le cavallette. Queste sono le cavallette. Dall'altro lato gli animali che praticano la strategia K, che sono normalmente i grandi erbivori, le specie più avanzate, che invece si adattano all'ambiente, quindi hanno una natalità minore, si adattano con l'ambiente e vivono di più. La natalità è bassa, gli individui hanno una vita più lunga, l'ambiente è più stabile. Noi cosa vogliamo essere? Cavallette o grandi erbivori? Questa è la domanda. Vogliamo proteggere la strategia R o la strategia K? Costruttori e speculatori, in nome del loro profitto individuale, praticano la strategia R, utilizzano al massimo il potere riproduttivo delle loro imprese, inondano città e campagne di nuove costruzioni e la curva di crescita degli insediamenti non rispetta l'equilibrio con l'ambiente, spreme l'ambiente fino a superare la soglia di sostenibilità e lo abbandona poi al suo destino. Sul fronte opposto stanno i difensori del pubblico interesse, immagino tutti noi, il cui modello di crescita è basato sull'adattamento delle esigenze di sviluppo alla capacità portante dell'ambiente, sul mantenimento di un equilibrio di lungo periodo. Queste due strategie, le ho ricordate, non sono una metafora, parlano di noi. Noi, nella nostra società di oggi in Italia, pratichiamo alcuni la strategia K e altri la strategia R. Io preferisco la strategia K. Ora, a chi tocca occuparsi di paesaggio? Di chi è il potere di parola, tanto per cominciare? Facciamo un po' di storia. Oggi prevale in Italia, non è soltanto una cosa del nostro Presidente del Consiglio, ma un po' di tutti, l'idea dello slogan padroni in casa propria, ognuno fa quello che vuole, cioè la deregulation. Chi non ama la deregulation è presumibilmente comunista. Allora, io vorrei parlarvi di alcuni comunisti del passato. Il primo si chiamava Gregorio XIII, pontefice romano, il quale nel 1574 lanciò la Costituzione apostolica Quae publicae utilia ac decora, nella quale stabilì regole ferree per l'edilizia, che valevano per tutti, salvo il Papa, compresi i cardinali. Cioè non si poteva sopraelevare, niente piani casa, queste cose qua. Forse era comunista. Perché? Perché dice
in questa Costituzione apostolica bellissima, che vi consiglierei di leggere, non so, è in un facile latino, perché dice così, che la publica utilitas, il bene pubblico, il decoro pubblico devono prevalere sulla cupiditas e sui commoda dei privati, devono prevalere sull'interesse privato. Potrei citare molti casi come questi. Passo invece al secolo scorso. Benedetto Croce, ministro della pubblica istruzione nell'ultimo governo Giolitti, 1920, autore come ministro della prima legge generale sul paesaggio italiano. La sua relazione al Senato del 25 settembre 1920: occorre una legge che ponga un argine alle ingiustificate devastazioni che si van consumando contro le caratteristiche più note e più amate del nostro suolo, dice Benedetto Croce. Perché è necessario tutelare il paesaggio? Un altissimo interesse morale e artistico legittima l'intervento dello Stato. Il paesaggio altro non è, sto citando, che la rappresentazione materiale e visibile della patria, con i suoi caratteri fisici particolari, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli. Perciò è opportuno che lo Stato obblighi i proprietari a ridurre le edificazioni e a sottoporre l'interesse privato a quello pubblico. È necessario proteggere i paesaggi, i vari interessi contrastanti devono essere composti con spirito di conciliazione, avendo in mente, dice Croce, ciò che è in cima ai pensieri di tutti, economia nazionale e conservazione del privilegio di bellezza che vanta l'Italia. Le limitazioni alla proprietà privata non consistono in altro che in una servitù per pubblica utilità che Croce considera necessaria. Sarà stato comunista anche Croce? Anche Giolitti, Presidente del Consiglio? Ma può darsi. 1939, il Presidente del Consiglio si chiamava Mussolini, il Ministro della Pubblica Istruzione si chiamava Giuseppe Bottai. Secondo la sua relazione, che riprende la legge Croce e che fa la legge paesaggistica più importante del mondo in quel momento e lungamente, sostanzialmente ancora valida, essendo stata riversata nel Codice dei Beni Culturali, secondo Bottai dice la legge deve porre a proprio fondamento il concetto della funzione sociale della proprietà. Perciò i titolari dei privati interessi devono essere convinti di dover cedere a interessi pubblici attentamente e serenamente valutati. Giuseppe Bottai, 1939. Comunista anche lui? Nel 1946-48 c'era stata la guerra, la resistenza, la Repubblica, la Costituente. La Costituente discute questo tema e che cosa fa? Approva l'articolo 9 della Costituzione in cui si dice che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. Si può dimostrare, lo hanno fatto in molti, fra cui cito Sabino Cassese, giudice della Corte Costituzionale, che questo articolo della Costituzione repubblicana è la costituzionalizzazione, la parola di Cassese, delle due leggi Bottai del 1939. Cioè è la legge Croce che diventa legge Bottai che diventa Costituzione. Guardate che è molto importante. È un filo di continuità nella storia nazionale dall'Italia liberale all'Italia fascista all'Italia della Costituente e della Costituzione fino ad oggi. La proposta di questo articolo chi l'ha fatta? L'ha fatta insieme Concetto Marchesi, latinista, deputato comunista, e Aldo Moro, democristiano. Ma hanno partecipato alla stesura di questo articolo anche La Pira, Dossetti, Lussu, Codignola, Partito d'Azione, Democrazia Cristiana. Secondo Ciampi, che in un discorso quando era Presidente della Repubblica, questo articolo è il più originale della nostra Costituzione ed è quello che più riflette la storia italiana. Ora, questa idea del pubblico bene, della tutela del paesaggio come filo di continuità della nostra storia, si sta interrompendo in questi anni. C'è un contrasto sempre più marcato, un consumo sempre più accentuato del suolo, lo avete visto nelle poche citazioni che vi ho portato da documenti pubblici che nessuno ha contestato,
sta sempre peggiorando questa situazione, sta sempre allargandosi il contrasto fra il bene pubblico e l'interesse privato. Io vorrei chiudere con qualche considerazione su un punto molto importante: i diritti delle generazioni future. Le generazioni future hanno diritti. Le persone che nasceranno nel 2050 hanno dei diritti. Hanno dei diritti. E quelli che devono proteggere i loro diritti siamo noi, perché loro non ci sono ancora, e noi sì. Non siamo i primi a dirlo. La nostra Costituzione dice questo, quando dice che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico, lo tutela per il futuro, evidentemente. Però prendiamo un'altra situazione, un altro paese. Theodore Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, nel 1910, dice: conservare il paesaggio vuol dire il maggior vantaggio per il maggior numero possibile di cittadini, quanto più a lungo possibile, perché il paesaggio appartiene alle generazioni che verranno. Dobbiamo impedire che una minoranza priva di principi distrugga un patrimonio che appartiene integralmente alle generazioni future. Questo è Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, 1910. C'è un nesso strettissimo fra paesaggio e ambiente, c'è un nesso strettissimo fra tutela del paesaggio e tutela della salute, articolo 32 della Costituzione. Ci sono numerose sentenze della Corte Costituzionale che hanno stabilito precisamente questo nesso. Ora, la lotta all'inquinamento ambientale la vediamo sempre in un modo un po' superficiale. Ce ne accorgiamo se abitiamo a Seveso, ce ne accorgiamo se facciamo lunghe deviazioni per non passare da Chernobyl, ma ci sembra che l'inquinamento sia solo lì. Ma l'inquinamento è sotto casa. L'invasione di scorie velenose e illecite nelle nostre campagne, nelle nostre città, è micidiale. A Crotone i cortili di 3 scuole sono stati pavimentati con tonnellate di rifiuti tossici da una fabbrica vicina. E poi hanno dovuto interrompere la cosa. A Milano sono stati sequestrati i cantieri di Santa Giulia perché era in costruzione sopra un deposito illegale di scorie nocive. Una ditta veronese ha destinato al riuso edilizio 100.000 tonnellate di terre e fanghi contaminati da idrocarburi, metalli pesanti e scorie siderurgiche. Queste sono cose che ho tolto dalle cronache degli ultimi 6-7 mesi. Ma quante di queste cose accadono e non ce ne accorgiamo? Uno stesso cinismo offende il paesaggio, uccide l'ambiente, danneggia la nostra salute, danneggia i singoli, danneggia la comunità. Ma c'è un altro tipo di inquinamento, meno avvertito ancora, che è quello che si è cominciato a chiamare negli studi l'inquinamento antropico, cioè lo stress da devastazione del paesaggio. Quello che Ernesto De Martino parlava di angoscia territoriale, ma lui pensava all'emigrante italiano che va in Germania e non si trova bene, ma ora uno ha l'angoscia territoriale a casa sua, perché non la riconosce più. I nostri luoghi del cuore sono sempre più irriconoscibili. Nuove ricerche di sociologi, psicologi, antropologi rendono chiaro che lo spazio in cui viviamo è un formidabile capitale sociale, in senso simbolico non solo, ma in senso cognitivo, cioè è il paesaggio che ci alimenta, che rende la nostra vita più interessante, ci fornisce coordinate di vita, di comportamento, di memoria, ci fornisce un equilibrio che ci rende fra l'altro più contenti e anche più produttivi, quindi ha anche una ricaduta economica. Costruisce la nostra identità individuale e quella collettiva, quella della comunità di vita a cui apparteniamo. La crescente frammentazione territoriale, l'urbanizzazione, la violenta e veloce modificazione dei paesaggi, il dilagare delle periferie, sprawl, piene di centro, innesca patologie individuali e sociali. Secondo una ricerca recente che è stata fatta negli Stati Uniti e verificata recentemente in Italia, il 30% dei casi di schizofrenia sono schizofrenia da modificazioni del paesaggio urbano. Eppure continuiamo a farlo. A Ivrea vedremo Mediapolis, 600.000 metri quadri di attrazioni, alberghi, eliporti, discoteche, parcheggi, centri commerciali, sale da spettacolo nella Serra di Ivrea. Fra Mantova e Verona vedremo Motor City, 4 milioni e mezzo di metri quadrati, con un gigantesco autodromo, centri commerciali, un parco di divertimenti doppio di Gardaland, che peraltro è un passo, sale espositive di case automobilistiche e così via. 1 miliardo di euro di intervento a cui partecipano gli stessi enti
a cominciare dalla Regione Veneto, che poi devono dare le autorizzazioni paesaggistiche. Cioè ci mettono i soldi e poi si autoautorizzano a devastare il paesaggio. Dobbiamo ricordarci che queste devastazioni danneggiano non solo il paesaggio, ma la salute. Eppure vengono impunemente promosse e giustificate in base a considerazioni di mercato, spesso contrabbandate sotto un'etichetta che tutti dicono, perché non vuol dire nulla, sviluppo sostenibile. Qualcuno me lo spieghi. Sostenibile da chi? Sostenibile da chi? Allora io dico, e qui veramente concludo, salute del corpo, salute della mente. Se riusciamo a cogliere il rischio che la devastazione del paesaggio e dell'ambiente comportano per ciascuno di noi individualmente e per noi come comunità e per le generazioni future, la nostra percezione del paesaggio cambierà subito, perché cominceremo a vedere quello che non va e cominceremo ad aver voglia di protestare, di fare qualcosa per protestare. Che cosa possiamo fare noi cittadini? Sono stato molto colpito che nelle ultime elezioni nazionali e regionali il paesaggio non è stato il tema di nessun partito. Marginalmente sì, in situazioni locali sì, ma non è stato veramente il tema di nessun partito. I cittadini invece ci badano sempre di più. 1.400.000 firme raccolte dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua per un referendum contro la privatizzazione delle acque. 1.400.000, no, sono pochi mesi fa. Insomma, nella crisi della politica, la tutela del paesaggio e dell'ambiente come legittima autodifesa del cittadino, come azione civica in cui il cittadino rivendica quello che è il titolare della sovranità, perché questo dice la Costituzione. La sovranità spetta al popolo, articolo 1 della Costituzione. Quale di queste azioni deve essere la convinzione fondata moralmente, ma anche giuridicamente, che l'ambiente e il paesaggio sono un bene comune sul quale abbiamo individualmente e collettivamente non solo il diritto passivo di fruizione, comunque ce lo allestiscano con o senza inquinamenti o cementificazioni, ma abbiamo un diritto attivo, il dovere di protezione e di difesa. Si può agire il popolo può agire in propria difesa, lo dice la Costituzione, lo dice anche l'articolo 118 della Costituzione, che dice che lo Stato, le regioni, eccetera, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini per le attività di interesse generale. E non di interesse generale il paesaggio? Allora, applichiamo la Costituzione prima di cambiarla. E poi vorrei citarvi anche da un grande italiano, scomparso da un po' di tempo, Don Giuseppe Dossetti, deputato alla Costituente, un intervento del 21 novembre 1946. Lui propose un articolo della Costituzione che non entrò. Un articolo molto bello, e ve lo voglio leggere perché non c'è nella Costituzione, ma dovrebbe essere nel cuore di tutti noi. La resistenza individuale e collettiva agli atti dei poteri pubblici che violino i diritti garantiti dalla Costituzione è diritto e dovere di ogni cittadino. Questo era Giuseppe Dossetti. E vorrei chiudere con un proverbio cinese. Una quercia che cade fa molto rumore. Una grande foresta cresce in silenzio. La foresta che deve difendere il paesaggio siamo noi. Cresciamo.